Il Taranto riesce ad arrivare alla fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie B, pareggia ancora una volta 0-0 contro il Picerno a distanza di qualche giorno rispetto al match contro il Latina. 3-5-2 a sorpresa per il tecnico Ezio Capuano, che rivoluziona la squadra, ma sarà un Taranto più incisiva con un buon approccio per la formazione ionica, soprattutto nel primo tempo. Terzo minuto, conclusione di Zonta deviata di poco sopra la traversa. Al quinto minuto la risposta del Picerno, Ceccarelli sfrutta un errore di Miceli impegnando Vannucchi. La partita è abbastanza tesa. Al diciottesimo finisce a terra Miceli per una gomitata ricevuta da Murano. Nicolini prima calma gli animi, poi viene chiamato dal VAR ed è il cartellino rosso per il migliore attaccante Lucano. 28esimo, inizia a salire in cattedra del Taranto, punizione di Matera, Summa mette in corner. 43esimo, la risposta del Piceno con una rovesciata di D'Agostino dal limite, pallone che però viene bloccato da Vannucchi, si va così negli spogliatoi. Ripresa, triplo cambio per gli ionici, Taranto in avanti ci prova. 46esimo, c'è un palo da parte di Canutè. 3 minuti dopo Pitarresi stente, Zonta, calcio di rigore, va Canutè sul dischetto, ma il rigore viene sbagliato. 56esimo, Guerra dalla distanza, impreciso. La partita però non sale in cattedra se non il pubblico che incita il rosso-blu. Al 78esimo c'è un bolide da parte di Canutè. Summa riesce a mettere in qualche modo in calcio d'angolo e lo vengono assegnati 5 minuti di recupero, ma il Taranto ci proverà al 95esimo proprio con Ferrara servito da Canutè, troppo centrale. Il Taranto avanza.